Stagione 17-18, bentornati con Football Benchmark, lo possiamo dire, bentornato anche ad Antonio Di Cianni che è consulente di KPMG. Ciao Antonio. Buonasera Manu e buonasera ai nostri telespettatori. Torna Antonio per parlarci di un report importante presentato da KPMG che riguarda il player trading delle stagioni 14-15 e 15-16. In una stagione, in una sessione di calciomercato, Antonio, che di fatto il calciomercato lo ha sconvolto, perché i tre affari più importanti di questa sessione sono anche i tre affari più grandi della storia del calciomercato. Sì, abbiamo visto tutti quest'estate gli acquisti di Neymar da parte del Paris Saint-Germain su tutti, ma anche Dembélé passato appunto al Barcellona per sostituire il brasiliano, piuttosto che Mbappé tecnicamente in prestito ma con un riscatto fissato a circa 180 milioni di euro. In tre giocatori dopo solo un anno hanno già superato il record di un anno fa di Pogba, quindi sicuramente un'estate pirotecnica da questo punto di vista. Neymar presentato come una grande star, un affare che visto così sembra un affare mostruoso fuori dalle cifre del calciomercato, e però guardando anche ai primi anni del 2000 si giustifica nell'equilibrio tra player trading e poi quali sono le risorse finanziarie dei club. Sì, perché abbiamo visto come abbiamo messo a confronto il trasferimento più costoso di quest'estate, quindi Neymar, rispetto ai ricavi operativi della società acquirente, quindi il Paris Saint-Germain. Questo rapporto è intorno al 40%, che è in linea con i trasferimenti di inizio 2000, ad esempio Zidane e Figo. Il trasferimento record di quest'anno in realtà è stato comunque emulato già 17 anni fa, quando Figo e poi Zidane sono passati al Real Madrid in rapporto con i ricavi operativi della squadra acquirente, all'epoca il Real Madrid. Tuttavia, sempre nella grafica che abbiamo visto poc'anzi, se guardiamo gli ultimi 10 anni, trasferimento più costoso rispetto ai ricavi operativi della squadra acquirente, vediamo che la media comunque si assesta intorno al 20%. Sostanzialmente, quindi, ci sembrerebbe pacifico dire che questi sono investimenti che le squadre si possono permettere tranquillamente di fare. Mentre vediamo le immagini di Neymar di questa presentazione faraonica avvenuta circa un mese fa ormai, andiamo a vedere il player trading, che cosa significa e cos'è, e quindi ce lo spieghi rapidamente per noi comuni mortali che parliamo di economia avvalendoci di voi, e come si calcola soprattutto il player trading. Sì, dunque il player trading possiamo dire valuta il risultato delle operazioni delle squadre di calcio con i calciatori. Molto semplicemente, sostanzialmente, è la somma dei valori che vediamo adesso in grafica, ossia le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalle cessioni dei calciatori, i ricavi o i costi legati ai giocatori in prestito, in entrata o in uscita, l'ammortamento della rosa e le cosiddette perdite di valore della rosa. Quindi la somma di questi valori dà il cosiddetto player trading. Tenendo considerati questi quattro fattori, KPMG ha calcolato per quanto riguarda il player trading una top 20 europea. Una top 20, possiamo vedere la prima metà, quindi le prime 10, in cui, Antonio, non compaiono grandi club. È importante dire che queste top 20, di cui adesso qui vediamo le prime 10, sono caratterizzate da principalmente due fattori. Sono società che hanno un importante livello di scouting, sistema di scouting, e hanno un importante settore giovanile. Di conseguenza tendono ad essere, potremmo definirle come venditori netti, cioè sono società che crescono i giocatori o li acquisiscono tramite scouting a dei prezzi accessibili per poi rivenderli a delle plusvalenze, certo, successivamente. Vediamo come le prime due, infatti, ad esempio, sono due squadre portoghesi. Esatto, questo mi ha incuriosito molto. Se possiamo tornare alla prima grafica, quelle delle prime 10, vediamo che le prime due squadre sono Benfica e Appunto. Porto. Due squadre che conosciamo essere grandi venditrici, valorizzatrici delle Appunto. Cosiddette gioiellerie, si chiamano del calciomercato, perché vendono i loro giocatori ad alto prezzo. E vediamo che la differenza rispetto alle altre squadre che seguono è molto importante. Solo il Malaga rimane un po' in linea di galleggiamento con quel 29-34% di sì. rapporto tra il player trading e le revenues. Grazie a questo tipo di ricavi, a questo tipo di introiti, diciamo, da player trading sono infatti in grado di mantenersi competitivi nel campionato nazionale e partecipare praticamente tutti gli anni, soprattutto Benfica e Porto, alla Champions League, che quindi permette un confronto ogni anno con le big d'Europa. Per altre squadre, come abbiamo visto ad esempio il Siviglia piuttosto che il Marsiglia e il Monaco, questi diciamo introiti permettono di poter lottare ad esempio per posizioni UEFA, piuttosto certo. che altre squadre come la Sampdoria permettono di arrivare ad una posizione tranquilla in classifica.
A proposito di Samp, al 10° posto in questa classifica, vediamo ancora la seconda metà per vedere che le italiane nella top 20 del player trading in queste due stagioni prese in esame sono 4. Vediamo quali sono le altre, perché al 10° posto abbiamo detto la Samp, e nell'altra grafica, quella con la seconda metà della vostra classifica, abbiamo Atalanta, abbiamo l'Empoli, abbiamo anche l'Udinese. Genoa ed Udinese. In totale sono 5. Genoa e Udinese sono 5. In totale sono 5. La nazione più rappresentata è la Francia con 6. Incuriosisce al 5° posto il caso del Monaco, una società che appunto in questo mercato abbiamo visto vendere e vendere molto bene, una società che nel prossimo report di KPMG ci aspettiamo di vedere più in alto del 5° posto. Se possiamo vedere le cessioni nel mercato del 2017, notiamo che è davvero una società che ha fatto un grandissimo lavoro da questo punto di vista. Sì, perché il Monaco, dopo i primi anni della nuova proprietà russa con degli acquisti molto importanti, ha cambiato strategia. È passata anche qui a comprare a dei prezzi contenuti per poi vendere a prezzi molto più alti. E qui abbiamo messo assieme alcune delle cessioni più importanti di quest'estate, che non fanno parte del calcolo della nostra classifica, in quanto avranno impatto nei bilanci successivi. Ed è qui appunto possiamo vedere come la società abbia saputo capitalizzare sui vari Mbappé, Bakayoko, Mendy, eccetera, che si sono messi in mostra grazie alla semifinale di Champions e al titolo a sorpresa vinto ovviamente nella Ligue 1. Con questo colonnone rosso che spiega che l'affare Mbappé, lo ricordiamo, verrà poi messo a bilancio ufficialmente in prestito, poi un diritto di riscatto stagione. L'anno prossimo, esatto. C'è un caso in Inghilterra per quanto riguarda la vostra top 20, perché abbiamo visto non ci sono club inglesi, esatto. Anzi, se andiamo a vedere la top 10 dei club inglesi per player trading, anche qui non vediamo i grandi club, quelli che siamo abituati a vedere in testa alla Premier League. Come mai, Antonio? Allora, come dicevo prima, queste top 20 rappresentano dei cosiddetti, generalizzando, venditori netti. In Inghilterra il discorso cambia, infatti qui vedendo la top 10 vediamo come, a parte Southampton, ci siano tutti player trading negativi. Perché? Perché le società inglesi, grazie a dei ricavi infinitamente maggiori degli altri campionati, principalmente grazie ai diritti televisivi, sono sostanzialmente dall'altro lato della medaglia, sono dei compratori netti, e infatti appunto tutte le squadre mostrano un player trading negativo, eccetto il Southampton in queste due stagioni in conto, che è un grande settore giovanile, che anche lì sappiamo. Una famosissima academy in questi due anni in considerazione, ad esempio Luke Shaw è passato per una cifra record al Manchester United, quindi eccezione Southampton, regola tutte le altre 19 squadre della Premier League. Sono cifre confermate anche dalle cartine, da questi flussi di spostamento gli affari più importanti appunto nella stagione 14-15 e 15-16. Qui vediamo che il flusso più importante nella prima stagione in esame è verso Madrid, due squadre che poi abbiamo ritrovato anche nelle finali di Champions League, no, Antonio? Non a caso, infatti qui diversi acquisti, come dicevi tu, andati in zona Madrid, Atletico e Real, che poi si sono scontrati appunto proprio anche qui a Milano nella finale di Champions. E non è un caso appunto che queste due squadre, diciamo così, acquirenti in questi due anni non sono presenti nella top 20 di player trading che abbiamo mostrato prima. Nel 2015-2016 invece la cartina mostra un netto flusso di spostamento verso l'Inghilterra, anche per il cambiamento del contratto di diritti TV, che ha permesso di investire massicciamente sul mercato, e qui la cartina invece punta dritto sulla Gran Bretagna. Principalmente Manchester, e effettivamente vediamo come il Manchester City e il Manchester United infatti si confermano come sempre acquirenti anche qui di talenti, ma già stabiliti, quindi acquirenti a prezzi già abbastanza considerevoli. Ok Antonio, andiamo a vedere dove sono finiti i pesci grossi, cioè quelli che abbiamo definito i grandi club. Qui non possiamo parlare, i grandi parlare... assenti della top 20, diciamo. Esattamente, non possiamo parlare di una top 15 ma di una bottom 15, cioè in questo dato sul player trading sono effettivamente le società che hanno una bilancia in negativo. In negativo, perché lo vedete infatti, anche dal grafico, insomma. Esatto, se prima vedevamo nella top 20 tutti i risultati di player trading positivi, qui vediamo al contrario tutte colonne rosse, quindi risultati negativi. Perché? Perché appunto queste squadre qui, quindi Milan, Barcellona, Real Madrid, Atletico, Manchester, eccetera, sono tutte squadre che in linea di massima possiamo generalizzare e considerare come acquirenti netti. E, abbiamo, diciamo così, suddiviso queste bottom 15 in tre macro gruppi, perché comunque anche all'interno di queste 15 ci sono delle piccole differenze, quindi ad esempio nel primo gruppo sicuramente l'esempio dell'Atletico Madrid, che cerca di, diciamo, entrare nell'elite spagnola, e mi sento di dire che
è riuscita in questi anni assolutamente a combattere con i giganti Barcellona e Real Madrid, ma vediamo anche il Barcellona che alla fine ha un player trading non così tanto negativo. Presenza del Barcellona. Cioè Barcellona che arriva sempre in semifinale di Champions, un anno sì e l'anno un anno sì e un anno no, vince il titolo, però non ha un player trading così tanto negativo. Perché? Perché è vero che acquista i Suarez, i Rakitic, però è anche vero che grazie anche lei ad una cantera, quindi un settore giovanile molto florido, i vari Piqué, Iniesta, Xavi, Messi, Victor Valdés all'epoca, eccetera, sono tutti giocatori portati dal serbatoio giovanile alla prima squadra, quindi a costo zero. Una cosa interessante nel secondo gruppo, quindi quelli tra i 50 e i 100 milioni di, come possiamo definirla, di differenza tra quello... Di player trading negativo. Di player trading negativo. Sì. C'è anche il Milan, una società come il Milan, dove possiamo immaginarcelo il Milan tra due anni, sul prossimo report, insomma. Ovviamente questa è una domanda facile perché il Milan, come insomma abbiamo visto tutti quest'estate, investimenti ingenti nel parco calciatori, sicuramente nei prossimi uno o due esercizi probabilmente scalerà ulteriormente giù in termini di player trading. Ovviamente player trading negativo non significa gestione negativa, certo. Significa un investimento maggiore nel rafforzamento della rosa. Passiamo agli esempi virtuosi in casa nostra per quanto riguarda il player trading. Ovviamente il caso Atalanta, abbiamo isolato l'Atalanta perché, come dicevi tu, è da sempre regina di uno dei due fattori importanti per mantenere in equilibrio questa bilancia, quindi la valorizzazione del settore giovanile. Stiamo scoprendo grazie all'Atalanta in questa stagione che non è solo un vanto in etico sportivo, una medaglia da lucidarsi per un club, ma può diventare effettivamente una voce importante di ricavi sul mercato. Anche qui abbiamo messo dei valori di giocatori ceduti, non tutti già a titolo definitivo, alcuni come Caldara piuttosto che Bastoni sono ancora lì e verranno poi raggiungeranno le rispettive squadre a partire dall'anno prossimo o tra due anni, però abbiamo voluto fare questo esempio per far capire come effettivamente l'Atalanta, anche e soprattutto grazie ad un importante settore giovanile, metterà da parte un bel appunto tesoretto che anche qui negli anni a venire molto probabilmente farà scalare posizioni nella nostra top 20 in player trading, perché questi giocatori, facendo parte, ribadisco, praticamente tutti del settore giovanile, quasi tutti, perché Paloschi non lo è, esatto, ovviamente, sono quasi tutti ceduti a plusvalenze nette, perché il loro valore contabile era bassissimo. Superati quasi 100 milioni di in prezzo di vendita. Mentre il caso che è importante per sottolineare l'attività di scouting e, come detto, il suo essere fondamentale in questa fase anche, certo, del calcio moderno, è quello della Sampdoria. Qui invece abbiamo preso le cessioni da quella di Icardi in poi. Era la stagione 2013-2014, non c'è solo per motivi di spazio, ma tutte le altre, quelle che vediamo, sono un crescendo fino ad arrivare al top di questo calciomercato della stagione 2017. Sì, sì, esatto, sono tutte cessioni che hanno portato delle importanti plusvalenze, anche qui quelle di Skriniar, Muriel e Schick non fanno parte del report nostro di quest'anno perché verranno contabilizzate nei prossimi esercizi, però ecco, dall'arrivo di Ferrero la Sampdoria si è sicuramente diciamo specializzata ancor più di prima nella valorizzazione di questi talenti, perché è indubbio dire che Schick, prima che arrivasse alla Sampdoria, non era conosciuto da molti. Stesso discorso vale per Skriniar. Quindi sono sicuramente delle grandissime intuizioni dello scouting della Sampdoria, che poi è riuscita a venderle a dei prezzi assolutamente ottimali. Per concludere, Antonio, cosa possiamo dire vedendo tutto questo? Che ci dobbiamo attenderci nei prossimi anni? Cioè il calcio moderno va verso una divaricazione tra società grandi e società come queste che invece lavorano nell'ambito prettamente sportivo per rimanere a galla, oppure sono entrambe e possono coesistere in questo sistema? Beh, sicuramente questo lo diranno i numeri del futuro. Sicuramente i ricchi diventano molto probabilmente più ricchi e le squadre meno ricche devono trovare delle strategie di business per seguire il corso dei tempi. Sicuramente mi sento di dire, per concludere, che queste squadre di cui abbiamo parlato quest'oggi possono essere divise in due, diciamo, grandi diversi business model, quindi gli acquirenti netti possono essere considerate come delle società di entertaining, sono delle multinazionali a tutti gli effetti, certo, hanno dei ricavi operativi da TV, stadio e commerciali impareggiabili, fanno tournée estive in Cina, Indocina, Stati Uniti. A volte anche oltre l'aspetto sportivo. Quindi sono dei brand, certo, veri e propri, sono delle società di entertainment. Invece
quelle che fanno parte della nostra top 20, quindi i cosiddetti venditori netti, sono più che altro, potremmo definire, società di talent management. Certo. Prendono dei talenti ancora in erba, li valorizzano e poi li rivendono al miglior offerente, tra virgolette, a dei prezzi sicuramente ottimali. Perfetto, grazie ancora ad Antonio Di Cianni, consulente di KPMG, con questo report preziosissimo. Noi torniamo, anzi torneremo quasi sicuramente con Football Benchmark poi nel corso della stagione. Grazie, buonasera.